Ratasya Kalyana Gunar Navasya Bande Gurose Charanhara Vinda Praptasya Kalyana Gunar Navasya Vande Guru Shri Charanhara Vinda Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Vaditramadhyan Manazurhazena Rumanchakam Pasru Taranga Bhaju Vande Guru Shri Charanhara Vindam Shivigrahara Dana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanado Yuktasya Bhaktam Chani Hunjatopi Vande Guru Shri Charanhara Vindam Chaturvidhasi Bhagavat Prasadhu Svadvana Triptam Hari Bhakta Sangam Ketvaiva Triptim Bhajato Sadeva Vande Guru Shri Charanhara Vindam Shri Radhika Madhava Yorapara Madhurya Lila Agunarupa Namna Shri Radhika Madhava Yorapara Madhurya Lila Agunarupa Namna Pratikshana Svadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanhara Vindam O Pratikshana Svadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanhara Vindam Nikunja Juno Ratike Visidhai Yayali Viryuktira Pekshaniyan Tatrati Dakshati Vallabhasya Vande Guru Shri Charanhara Vindam Vande Guru Shri
Шаксадаритвена самаста шастрай Уктаста табагьята хива садди Кинто праборья прия эва тасия Ванде гуруши чаранхара виннам Яся прасадан Бхагават прасаду Яся прасадан Нагати кутопе Яся прасадат Бхагават прасаду Яся прасадат Нагати кутопе Дяям стубам стася я частры сандям Ванде гуруши чаранара биндаям стубам О, Ванде Гуруши Чаранара Виндам, Ванде Гуруши Чаранара Виндам, Ванде Гуруши. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Нама Охам Вишну Падайя Кришна Прастхайя Бхутахалей Шримате Бхакти Веданта Сваминити Нахамине Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Суньявади Пасчатьяде Затахарине Намасте Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаур Бхактавриндха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаур
Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna. Ramana Shri Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Shri Radhe
Nithai Gorango, Nithai Gorango, Nithai Gorango, Nithai Gorango. Oh, Nithai Gor Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivraja Gacharya Satarshata Shri Shri Mad Sadivina Grazia Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki. Fondatore Acharya dell'ISKCON, della BBT, Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Premchakao Shri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shishi Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Mathura Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Mayapur Navadvip Dham ki jai, Ganga Devi ki jai, Yamuna Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Harinam Sankirtan Yagya ki jai, produzione e distribuzione della letteratura di Srila Prabhupada ki jai, Brihat Maridanga ki jai, Shri Shri Radha Ramanji ki jai, Shri Giri Govardhan ki jai, Shri Shinitai Goranga ki jai, Shinitai Gor Premanande. Tutte le glorie ai devoti riuniti, tutte le glorie ai devoti riuniti, tutte le glorie ai devoti riuniti, tutte le glorie a Shri Guru Shri Gauranga, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Kaze pur bakshaya hairan Dila thankar nakala haye Ito na shingo parato na shingo Yato yato yami tato na shingo Bahir na shingo, ridayer na shingo Shinga madim sara nam prapadye Vakara kamala vare naka abhukta shinga Dali thai ranya kazipu tanu bringa Kecha deka narare rupa jai jai gadisha hare Jai Jai Gadisha Hare Jai Jai Gadisha Hare Dale Thai Ranya Kazitu Yeah.
Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jai Gadishahade Jai Jai Gadishahade Jai Jai Gadishahade Keshavadrita Jaya Nrisimhade, 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 Nrisimhade. Jaya Nrisimhade, 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 Nrisimhade. Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad. Shingadeva Bhagavan ki jai, Bhakta Prahlad Maharaj ki jai, Shinitai Gaur Primanande, Hori Hori Bo. Radha Krishna Seva Pavo Eya Vilasi Yeto Mara Sarna Loy Taravancha Purnaoy Kripa Kari Karo Tare Vrindavana Vasi Morae Avilas Vilas Kunje Dio Vas Nayane Heribo Sada Yugala Ruparasi Te nivedana daro sakiranu gata koro Te
seva adi karadiye karo nija dasi Ina Krishna dase koi hey enamorao Dina Krishna dase koi hey enamorao Shri Radha Govinda preme sada yena vasi Shri Radha Govinda preme sada yena vasi Namo Nama Tulasi Krishna Preyasi Namo Nama Tulasi Krishna Preyasi Namo Nama Yani kani cha papani brahma hatyani cha Tani tani pranasyanti pradakshina pade pade Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Tulasi Marani, Tulasi Marani, Tulsi Marani, Jaya Tulasi Marani. Jaya Tulasi Devi ki, Jaya. Vrindaya, Tulsi Devi, Preyaya, Kesavasya cha. Vishnu Bhatti Prade Devi, Satya Vatya Namo Namaha. Vrindayai Tulsi Deviyai Preyayai Kesavasya Cha Vishnu Bhatti Prade Devi Satya Vatya Namo Namaha Vrindayai Tulsi Deviyai Preyayai Kesavasya Cha Vishnu Bhatti Prade Devi Satya Vatya Namo Namaha
Sad Gosvami Prabhu ki jai. Offriamo i nostri rispettosi omaggi ai sei Gosvami di Vrindavana. Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunath Das Gosvami, Sri Raghunath Bhatta Gosvami, Sri Jiva Gosvami e Sri Gopal Bhatta Gosvami. Sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate, allo scopo di stabilire gli eterni principi della religione a beneficio dell'umanità intera. Essi sono dunque onorati in tutti e tre i mondi, e tutti possono prendere rifugio in loro, perché essi servono Sri Sri Radha e Krishna assorti nel sentimento d'amore delle gopi. Sai Gosvami Prabhu ki jai. La nettare della devozione, altre qualità di Sri Krishna, la sua forma di eternità, di conoscenza e di felicità. Satchidananda Vigraha. Il corpo trascendentale di Krishna è eterno, pieno di conoscenza e felicità. Il termine Sat indica che Krishna esiste da sempre, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. In altre parole, egli si trova in ogni particella di tempo e di spazio. Chit significa che egli è pieno di conoscenza. Krishna non ha niente da imparare da nessuno. Possiede in sé tutta la conoscenza. E Ananda significa che Krishna è la fonte di ogni piacere. Gli impersonalisti aspirano a fondersi nello sfolgorio di eternità e di conoscenza del Brahman, ma in questo modo si allontanano dalla parte maggiore di felicità trascendentale presente in Krishna. Si può conoscere la soddisfazione spirituale di fondersi nello sfolgorio del Brahman quando si è liberi dalla contaminazione generata dall'illusione materiale, dalla falsa identificazione del sé col corpo, dall'attaccamento, dal distacco e dall'assorbimento della materia. Queste sono le condizioni preliminari per la realizzazione del Brahman. La Bhagavad Gita 18.54 precisa che l'individuo giunto a questo livello si sentirà colmo di gioia, ma di una gioia che non è veramente reale. Si tratterà piuttosto della sensazione di essere liberi da ogni angoscia. Essere liberi da ogni angoscia può essere il primo stadio di felicità, ma non è la soddisfazione perfetta. In questo modo l'uomo che realizza la propria identità spirituale e diventa quindi Brahma Bhuta si sta soltanto preparando a raggiungere il livello di felicità reale che si può gustare a contatto con Krishna. La coscienza di Krishna è così perfetta che già contiene in sé il piacere spirituale che nasce dalla realizzazione impersonale del Brahman, tanto che perfino l'impersonalista rimarrà attratto dall'aspetto personale di Krishna nella sua forma di Shyama Sundara. Nettare della devozione ki jai. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Lista delle 10 offese da evitare durante il canto del Mahamantra. Per offesa si intende ogni atto mentale, verbale o fisico che ostacola il progresso spirituale del devoto. Ingiuriare o criticare un devoto che ha dedicato la sua vita alla diffusione del canto dei santi nomi del Signore. Mettere il nome degli esseri celesti come Shiva o Brahma sullo stesso piano del nome di Vishnu, o crederli indipendenti da esso. Trascurare le istruzioni del maestro spirituale. Bestemmiare le scritture vediche o gli altri scritti che le sostengono. Considerare immaginarie le glorie del Mahamantra, interpretare i santi nomi del Signore, compiere coscientemente atti colpevoli, contando sul canto del Mahamantra, per annullarne le conseguenze, considerare il canto del Mahamantra uno dei riti propiziatori, parlare delle glorie del Mahamantra ai non credenti, non avere una fede totale nel canto dei santi nomi e rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver compreso gli insegnamenti del maestro spirituale. E anche da considerarsi un'offesa il canto di satenti. Chiunque si consideri un Vaishnava deve guardarsi attentamente a commettere queste offese se vuole ottenere presto il fine desiderato della vita Krishna. Sri Harinama Mahamantra ki jai.
a Canuccia. Benvenuto a Dimitri, è tornato. Hare Krishna, bentornato. Offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava, devoti del Signore. Sono come alberi di ciliegie, posso gustare la situazione di ognuno, e sono pieni di compassione per tutti gli esseri condizionati. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Guru Charane Rati, Hey Sei Uttama Gati. Hey, Uttama Gati, Ye Prachare Pure Sarva Tata. Ye Prachare Pure Sarva Tata. Takudam viloye, jane jamne prabhu se, takudana viloye, jane jamne prabhu se, divyagyam vidhe prakashito, divyagyam vidhe prakashito, Prema bhati aya hoche, avidya vinasa yate. Prema bhati aya hoche, avidya vinasa yate. Vede gaya racharito. Gaya racharito Shri Guru Karuna Sindhu Padma Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Padma Janara Bandhu Lokana Loke Rajivana Lokana loke rajivana Chila Prabhupada loke rajivana A Prabhu koro doya deo more padachaya Prabhu koro doya deo more padachaya Ebe asa goso tribhuvana Ebe asa goso tribhuvana Chila Prabhupada katita pavana Chila Prabhupada patita pavana Vapa de loilo sharana Daya Prabhupada 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 Prabhupada
Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale. Vamiti namine namaha. Namaste Saraswati Sarasvati Pracharine Evesesha Sunyavadi Achatya De Chatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhattavinda Sri Chaitanya Mahaprabhu Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhatta Veda Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhattavinda Hare 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 Hare
Hare Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Bas Hare Bas Hare Bas Jai O Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jai O Radha Ramana Radha Ramana Radhe Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol. Shri Goranitai ki, Shri Nitai Goranga ke, Shri Radha Ramanji ki, Gopi Manande. Namaham Bhajami.
Madana Manohara. Kali Adamo Navidana. Amala Harina Mamiya Vilasa. Amala Harina Mamiya Vilasa. Vipina Purandara Navina Nagarabara Vamsi Vadana Suvahasa. Jajapalana surakula nasana janapala nanda godana rakovala govinda madhava navanitya taskara Govinda Madhava Navanitya Taskara Sundara Nanda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Mohoya Sera da Vallabha Vrindavana Natabara Sera da Vallabha Vrindavana Natabara Bhagati Vinodastaya Bhagati Vinodastaya Yaso Mati Nandana Vajabara Nagara Yogi Hara Dana Madana Manohara Kali Adamo Navidana Hamala Harina Mamiya Vilasa Hamala Harina Mamiya Vilasa Govinda Madhava Navanitya Taskara Sirada Vallabha Vrindavana Natabara Bhakti Vinodastraya Bhakti Vinodastraya Jaya Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Thank you.
Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Kishori, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you.
Sahibo. Hey, 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 hey! Haribo, 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 Haribo! Haribo, Haribo! Haribo, 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 Haribo! Haribo, 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 Haribo! Ni, dai, go, Haribo! Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballava Giribada Dari Gopijana Ballava Giribada Dari Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Teravana Chari Amuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giribada Dari
Gopi Jana Balaba Giribada Dari Ambeyam Yashodanandana Rajajana Ranjana Yasudanandana Prajajana Ranjana Yamuna Teravana Tari Yamuna Teravana Tari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Prabhupada ki jai. Om Jnanatir Mirandasya Jnanjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurubhye Namaha Sri Chaitanya Manho Bistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Narayanam Namaskritya Naram Chaivo Naruttamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Nashta Prayezo Badre Sunityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dello Srimad Bhagavatam, terzo canto, capitolo 31, il verso il numero 1. Sri Bhagavan Uvacha Karmana Daiva Netrena Jantur Deo Papattaye Striya Pravista Udaram, Pumso, Reta, Kanashraya, Sri Bhagavan Uvacha, Karmana Daiva Nitrena, Jantur Deo Papattaye, Striya Pravistam Udaram, Pum samreta kanashraya Sri Bhagavan Uvacha Karmana daiva netrena Jantur deo papattaye Striya pravista udaram Pum samreta kanashraya Sri Bhagavan Uvacha Karmana Daiva Netrena Jantur Deo Papattaye Striya Pravista Udaram Pum Samreta Kanashraya Sri Bhagavan Uvacha Dio, la Persona Suprema, disse
karmana, dal frutto delle azioni, daivanetrena, sotto la direzione del Signore, jantu, l'essere vivente, deha, un corpo, upapattaye, per ottenere, stria, di una donna, pravista, entra, udaram, nell'utero, pumsam, di un uomo, reta, del seme, kana, una particella, ashraya, che risiede all'interno. Traduzione. Il Signore Supremo disse, sotto la direzione del Signore Supremo e secondo il frutto delle sue opere, l'essere vivente, l'anima, è introdotto nell'utero di una donna attraverso una goccia di seme maschile per assumere una determinata forma corporea. Traduzione di nuovo. Il Signore Supremo disse, sotto la direzione del Signore Supremo e secondo il frutto delle sue opere, l'essere vivente, l'anima, è introdotto nell'utero di una donna attraverso una goccia di seme maschile per assumere una determinata forma corporea. La spiegazione da Srila Prabhupada. Come indica il capitolo precedente, dopo aver sperimentato differenti condizioni infernali di vita, l'uomo assume nuovamente una forma umana. Il presente capitolo riprende questo argomento. L'anima è introdotta nel seme di un uomo che è esattamente il padre che le si addice. Così, chi ha già conosciuto le sofferenze dell'inferno riceve un corpo umano appropriato. Nel corso dell'unione sessuale, l'anima è trasferita, mediante il seme del padre, nell'utero della madre, dove svilupperà il suo corpo futuro. Questo processo si applica a tutti gli esseri incarnati, ma qui è menzionato in particolare in riferimento all'uomo che viene dall'inferno detto Andhatamishra. Dopo aver sofferto in questo luogo e in differenti tipi di corpi, gli uni più vili degli altri, come quelli di cane e di maiale, chi deve riavere la forma umana ottiene di rinascere in un corpo simile a quello che aveva prima di piombare fino agli inferni. Tutto si compie sotto la direzione di Dio, la persona suprema. La natura materiale fornisce il corpo, ma agisce sotto la direzione dell'anima suprema. La Bhagavad Gita insegna che l'essere condizionato erra nell'universo materiale su un veicolo fatto della natura materiale, dalla natura materiale, scusate. Il Signore Supremo si trova sempre presente al suo fianco come anima suprema. Egli ordina alla natura materiale di fornire un determinato corpo all'anima individuale secondo le conseguenze delle sue azioni, e la natura materiale lo fornisce. Le parole Reta Kanashraya assumono qui un'importanza particolare perché indicano che non è il seme dell'uomo che crea la vita nell'utero della donna. In realtà l'anima trova rifugio in una particella di seme maschile per essere poi introdotta nell'utero di una donna. Solo allora il corpo si sviluppa. È impossibile creare un essere vivente in assenza dell'anima, semplicemente con l'unione sessuale. La teoria materialista secondo cui l'anima non esiste e il bambino nasce dalla semplice combinazione materiale di sperma e di ovulo non è plausibile e non può essere accettata. Il Signore Supremo disse, sotto la direzione del Signore Supremo e secondo il frutto delle sue opere, l'essere vivente, l'anima, è introdotto nell'utero di una donna attraverso una goccia di seme maschile per assumere una determinata forma corporea. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripata mahambande shigurum dinatarinam paramananda madhavam sicheitanam ishvaram. L'anima praticamente maledice se stessa venendo in questo mondo materiale, perché pensa di essere
più di quello che in realtà è. Infatti ha detto nella Svetasvatara Upanishad, Bhaggo Jiva Savigyaye Sa Kanayava Kalpate. Vuol dire, se l'anima si rendesse conto di essere infinitesimale, cioè di quanto è piccola, la decimillesima parte della punta di un capello, se si rendesse conto di quanto è piccola, di quanto è insignificante in effetti, e si rendesse conto altresì di quanto viaggia, come detto qui Karmana, Daivanetrena, Chantardeo Papatria. C'è una spilla lì, eh? Ci scirà della mangia. Si rendesse conto della appunto sua infinitesimalità, di come è spinta in diverse situazioni, completamente al di là del proprio controllo. Allora, è detto, si arrenderebbe all'infinito, si arrenderebbe alla persona suprema. Ma purtroppo l'anima, instupidita dagli oggetti dei sensi, dall'attrazione per la gratificazione dei propri sensi, va fino all'inferno, arriva all'inferno, va a crearsi una situazione infernale di vita. Infernale, l'inferno è l'inferno, vuol dire una sofferenza indescrivibile. E poi da questa situazione, Andhata Mishra, questi posti allucinanti, dove non esiste neanche un attimo di tregua alla sofferenza, entra in corpi abominevoli, vili, come detto qui, entra in situazioni vergognose per l'anima. È una situazione vergognosa per l'anima, trovarsi in un corpo di cane, in un corpo di maiale, in un corpo di verme, in un corpo di lucertola. È una situazione vergognosa. E quante anime ci sono? Se uno si guarda intorno, quante anime ci sono? È pieno di anime, dappertutto. Noi, nella nostra illusione quotidiana, usuale, non ce ne rendiamo conto, ma noi respiriamo anime. Quanti microbi ci sono nell'aria? Quante anime hanno preso un corpo di micro? Noi starnutiamo anime, anche. Siamo pieni di anime nel nostro corpo, che hanno forme di germi, di vermi, di quello che è, insomma, tutte le cose che ci sono dentro il corpo. Noi mangiamo anime, fondamentalmente, perché nel cibo poi, vabbè, quando è cotto, ma qualcosa va dentro, nell'acqua, specialmente nell'acqua in India, noi siamo, le anime si dice siano ovunque, no? Piante, ogni fili d'erba, anime dappertutto. E quante di queste hanno consapevolezza di essere anime? Praticamente una percentuale trascurabile. E quando si arriva, si torna alla vita umana, dopo essere passati per miriadi di corpi diversi, essere nati, morti, rinati, rimorti, costantemente, questa situazione, uno arriva a una forma umana di nuovo, dopo che si è fatto tutta quella trafila, dopo che è stata l'inferno, perché qui si parla particolarmente di chi ha usato male la propria forma umana e ci è andato all'inferno a causa di questo uso sbagliato della propria forma umana. Dopo essere andato all'inferno, essersi rifatto tutta questa trafila di corpi indescrivibilmente lunga, arriva la forma umana e cosa fa? La cosa peggiore che può accadergli è che in questo uso, in questi 100 anni di uso che ha di un corpo umano, si ricrea le condizioni per andare all'inferno, si ricrea le condizioni per andare giù. Questa è la cosa peggiore che può accadergli, è una cosa allucinante, una cosa da evitare assolutamente. E per evitare questa condizione, per evitare di fare questo
sbaglio di nuovo. Uno deve avere l'aiuto dell'anima suprema. L'anima suprema è con l'anima individuale nel corpo. Se il corpo è Jantra Ruda Anima Yaya, è fatto di energia materiale. L'anima suprema va con il corpo, Ishvara Sarva Bhutanam, ridesergi nel cuore, ridesergi una tistati. Ed è lì con il, e può aiutare l'anima individuale. E nel cuore vuol dire nella coscienza. Vuol dire che se l'essere umano, quando l'anima arriva a prendere un corpo umano, una forma umana, con una coscienza espansa, perché corpo umano non significa solo la forma, ho due braccia, sto dritto, cioè vuol dire coscienza umana, il livello di coscienza umana. I corpi vengono determinati dal livello di coscienza che adducono, dal livello di coscienza che portano con sé. Un corpo, perché un corpo animale è un corpo più basso? Perché il livello di coscienza è più basso, il livello di consapevolezza è più basso. L'intelligenza, il jnana shakti, la capacità di comprendere e capire è molto meno. Il corpo umano, insieme al corpo umano, la forma umana, c'è un livello di coscienza più espanso. Allora, lui è presente nella coscienza. Cuore significa coscienza, cetasa, nel citta, no? La coscienza. E lui può parlare alla nostra coscienza. Lui, in effetti, quella che viene considerata la nostra coscienza, cioè quando ci parla in modo appropriato. Noi riceviamo informazioni nella nostra mente, nella nostra coscienza, e possiamo ricevere informazioni dai sensi, da altri esseri, da qualcuno che si proclama guida per noi, da qualche fonte, tra virgolette, autorevole, che noi consideriamo autorevole, che magari è soltanto la nostra mente materiale, che riceve una direzione sbagliata a causa dei propri desideri, oppure possiamo ricevere informazioni dall'anima suprema. Ricevere informazioni dall'anima suprema non è facile, non è una cosa semplice, perché specialmente in quest'era noi siamo molto all'esterno. Javato Bahi vuol dire siamo all'esterno, non abbiamo qualità. Quest'era, il problema della nascita in quest'era è che siamo veramente delle mezze tacche, no? Come si dice, siamo veramente degli esseri scadenti, con delle qualità scadenti. Questo è il nostro problema. Non abbiamo la capacità di fare dell'introspezione vera, reale, del percepire all'interno della nostra coscienza, all'interno della nostra mente, qualcosa che non sia connesso strettamente al mondo esterno. Noi siamo pieni zeppi di informazioni del mondo esterno e per questo siamo sempre disturbati. Perché è la caratteristica del Kali Yuga. Perché uno è sempre disturbato in Kali Yuga? Perché è sempre all'esterno, che non ha la possibilità di andare all'interno, a vedere, a concentrarsi, eliminare il contatto col mondo esterno, tranquillizzare i propri sensi nel senso reale del termine. E poter in questo modo avere una visione reale di quello che va avanti, almeno avere una percezione migliore, più chiara di quello che va avanti nella propria mente, nel proprio cuore. No, va sempre peggio, la gente è sempre più disturbata. Poi questi disturbi si chiamano depressione, si chiama questo, si chiama quell'altro, perché sono rovinati, la gente, 2 miliardi di persone guardano Kate con questo qui, che sono due poveri disgraziati, due anime che vivranno in quella condizione per sposati. Ed il tutto il mondo celebra questo matrimonio idiota. Questa è idiozia.
Questa è una situazione di idiozia. Sentono il nome Kate Middleton. Se si chiamasse Caterina Mezzotono, come in italiano, sarebbe molto meno entusiasmante, no? Cioè, allora, però tutti lì, e stanno lì, e sognano, desiderano, pensano, sempre all'esterno, e c'è la carrozza, e c'è l'uniforme, e guarda che bello, e il velo, e le persone così vivono, all'esterno, e ci sono, e comprano le tazze con sopra, capito? Oppure vanno nelle religioni costituite, oggi fanno beato Giovanni Paolo II, al quale non piacevano molto gli Hare Krishna, peraltro, per sua stessa missione, ma comunque, e vanno indietro con una tazza, con qualcosa, con l'effigie sopra, o con una croce, con una crocefisso, con un piatto, capito? Così, e questa è la loro vita, tutto all'esterno. Questa condizione crea un disturbo che è determinato dall'incapacità di ascoltare l'anima suprema, di riconoscersi come anima. Cosa vuol dirci l'anima suprema? Non sei un corpo, non hai nulla a che fare con il mondo esterno, con questo mondo materiale, con le forme esterne. Sei un'anima. Sei parte di me, questo è quello che vuol dirci l'anima suprema. E alcune persone sono, come si dice, sono fortunate, come è detto nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, qualcuno rivive la propria coscienza divina nella nascita umana. Sono molto rari e fortunati, sono quelli che hanno già svolto un po' di servizio, che hanno fatto, che si sono avanzati un po' nella vita spirituale, nelle vite precedenti, gli riviene questo impulso, questa desiderio, questa spinta ad avvicinarsi, ad eliminare il rapporto costrittivo con il mondo esterno e a riportare, a ascoltare nuovamente l'anima suprema o dai suoi rappresentanti. Qualcuno ha questa inclinazione, ma non sono molti, perché purtroppo in Kali Yuga, abbiamo detto, la situazione è estremamente difficile, e anche da un punto di vista di cultura, la società non aiuta in alcun modo, la società ti spinge verso gli oggetti esterni, no? Verso il mondo degli oggetti dei sensi. In questa circostanza l'anima è certamente sfortunata. Per cui questa condizione di sfortuna da parte dell'anima riverbera poi su tutti gli altri esseri. Mentre in una società, in una condizione sociale, cosciente di Krishna, anche gli altri esseri traggono giovamento, anche gli animali, perché prendono prasadam, perché ascoltano il mantra, perché c'è la glorificazione di Vishnu nella società. Perché allora tutti vengono aiutati, no? C'è proprio questo aiuto, che tutte queste miriadi di anime che sono dappertutto, tutti non traggono beneficio. Mentre invece, quando la società è degradata, quando non c'è la glorificazione del Signore, quando non c'è l'indirizzo giusto da dare alle anime, anche le anime degli animali, delle piante, tutte queste miriadi di esseri, anche loro diventano meno privilegiati. E il loro passaggio nelle specie di vita non può essere abbreviato. Mentre invece è abbreviato. Chi prende prasada, ma anche un animale, anche una persona, anche un essere, un'anima che ha un corpo inferiore, quando prende prasada può la chance di prendere una vita umana, magari. Figuriamoci, quello magari doveva diventare cane, maiale, cavallo, e via discorrendo, capito? Per chissà quante vite, ma può prendere una forma umana. Per cui la coscienza di Krishna,
la diffusione della coscienza di Krishna nella società, l'ascolto dell'anima suprema, alla fine, che avviene attraverso l'ascolto degli acciari. Fondamentale, perché senza questo risveglio della coscienza, uno è costretto a nascere e morire costantemente, e non c'è niente di peggio che rientrare del ciclo di nascita e morte nelle specie animali. Sembra sia garantito, a meno che uno non compia delle offese terribili, che uno possa rientrare almeno in una forma umana, almeno in una forma umana, e ritornare al servizio devozionale, se si è impegnato in servizio devozionale consapevolmente. E addirittura questa buddhi, questa coscienza divina, può essere risvegliata. Uno si poi prende nascita in una, qua dice all'inizio della spiegazione, uno prende un padre, una famiglia che gli spetta. Se gli spetta qualcuno che lo può aiutare nella vita spirituale, è una persona fortunata, è una persona potente. Poi, certo, uno deve, nulla è per nascita, Janma, tutto è per impegno, per le qualità che uno sviluppa. Uno deve sviluppare le qualità giuste. Se, malgrado nasca in una famiglia di devoti, decide di, diventare un alcolizzato, per dire, di rovinarsi, di diventare un etilista, sì, qualche forma di servizio devozionale l'avrà pur fatta, se è nata una famiglia di devoti, ed è possibile che possa prendere una nascita umana nuovamente, ma è anche possibile che butti via questa vita umana e debba rinascere nelle specie inferiori, specialmente se compie delle offese gravi. E allora nulla va dato per scontato, nulla va dato per scontato. Noi dobbiamo comprendere quanto misericordioso sia Krishna nei nostri confronti quando ci dà modo di prendere una forma umana. Questa è una grande misericordia, un grande aiuto, ed è un delitto veramente buttarla via. Per cui facciamone buon uso, specialmente ascoltando dalla manifestazione esterna dell'anima suprema, l'acciaria, e in questo modo fare buon uso della vita umana. Alcuni sono convinti che, alcuni pensano che se sono devoto di Krishna, non devo, l'anima suprema è per gli yogi e io non devo, in qualche modo non ho. E a questo quesito hanno risposto sia Vishwanatha Chakravarti che Baladeva Vidyabhusana, dicendo che no, parlano come se parlasse l'anima suprema, no, dice io sono lo stesso Krishna che tu aneli a trovare, sono il tuo eterno amico, io sono in questa forma per aiutarti. Per cui il rapporto con l'anima suprema è determinato dalla motivazione che ha l'anima individuale. Se uno vuole fare lo yogi, allora gli serve per vedere che il conduttore, l'anima suprema, lo Yogeshwar, ha bisogno dei poteri mistici, ha bisogno di quello che ha bisogno. Se è un impersonalista, l'anima suprema gli serve per tornare al Brahma Jyoti, per poi lavarsi le mani dell'anima suprema, perché funziona così. E invece se è un devoto, sa viene chiamata manifestazione localizzata di Dio, no? Che significa? Lui si proietta in questo mondo e va con ogni anima, anche quelle che prendono il corpo da germe. Lui c'è, l'anima suprema c'è, così come c'è nelle varie specie, ma c'è particolarmente nella forma umana. Nella forma umana ha la possibilità, dovrebbe, perché lui è per questo che ti dà la forma umana, dovrebbe avere la possibilità di farsi sentire meglio, insomma,
di far sentire meglio quanto la sua presenza è dovuta al suo affetto. Ma se l'anima è troppo assorta verso l'esterno e addirittura compie, perché per andare all'inferno vuol dire che fatti di lavori, di atti sbagliati, insomma, come questi qui, l'aborto, anche sempre parlando dell'anima. L'aborto è una cosa orripilante, ma su cosa si basa? Su quale ideologia si basa l'aborto? Sul fatto che il seme, lo sperma e l'ovulo, combinandosi, creino una reazione chimica, la quale reazione chimica fa sviluppare un feto nel quale non c'è la presenza della vita. La presenza della vita avviene a un certo punto, la reazione chimica dà modo a questa coscienza o vita di manifestarsi, per cui anche se l'ammazzo, entro i primi credo 3 mesi, questo è quello che dicono, se l'ammazzo, no, non ho mica ammazzato, ho solo, è come se ti tiro via una ciste, fondamentalmente, tiro via una ciste e ti ho fatto, non ho fatto niente del male a nessuno, questa è l'idea. Ma questa idea non è sostenuta questa idea. L'anima, è stato chiesto a Srila Prabhupada una volta, credo Madhuvisa l'abbia chiesto, ma c'è un'anima in ogni spermatozoo? E Prabhupada ha detto di sì, perché ci sono i sintomi della vita. Allora, un'anima particolare non è random, come si dice, non è per caso, ma un'anima particolare che è entrata nel seme di quell'uomo arriva lì per karma, karmana daivana trena, dovuto all'arrangiamento superiore, non è che stanno lì, com'è la roulette russa, chi è che muore, chi ce la fa, chi non ce la fa, cioè che ho detto, chi ce la fa per una ragione, quali di questi spermatozoi, quello che arriva, arriva per una ragione, perché c'è un arrangiamento superiore, arriva c'è un'anima dentro che già fin dall'inizio, c'è poi tutta una descrizione, credo proprio in questo capitolo Kapila Muni farà una descrizione di come sto corpo cresce eccetera eccetera, si sviluppa e l'anima è già dentro, l'anima è dentro, è entrata, ed è per questo che il corpo si sviluppa, non si sviluppa solo per una reazione chimica determinata dal nutrimento generato dal corpo della madre, si sviluppa perché c'è l'anima. Se infatti non c'è l'anima, non si sviluppa, non si può sviluppare, c'è un aborto naturale. O se il seme è morto, fondamentalmente non riesce a creare lo sviluppo del feto. Allora, dovevamo. Sì, questa idea che è soltanto una combinazione chimica è una scusa per potersi liberare di questi, come si dice, esseri non voluti, non desiderati. Però dicono, ma c'è la sovrappopolazione, il mondo, che facciamo? Nascono, poi diventano, non possono essere mantenuti, muoiono lì, nascono, muoiono dopo 6 mesi perché non hanno da mangiare, e oppure diventano dei delinquenti, perché anche i Shastra dicono, no? Se uno nasce così diventa un delinquente, insomma, Varna Shankara, se non è nato con dei samskara appropriati, viene fuori un coatto, insomma. Allora, cosa fare? La risposta, la soluzione non è contraccettivi, perché i contraccettivi altro non sono che il bloccare lo sviluppo karmico delle cose. Ma poi alla fine, contraccettivi uccidi, contraccettivo, due, quando fai abortire uccidi allo stesso modo, è un'uccisione. Allora qual è la soluzione? La soluzione è che si devono controllare i sensi delle persone,
Gli esseri umani si devono controllare i sensi. Se non si controllano i sensi, non c'è soluzione. Non c'è soluzione reale. Gli esseri umani devono arrivare a controllarsi i sensi, altrimenti o uccidono o mettono al mondo dei delinquenti. Questo è quello che fanno. Della gente senza scrupoli. E infatti la società si lamentano. Oddio, che succede? Questi qui pigliano, fanno le bande, ammazzano, stuprano, i rave, party, quello, quell'altro, cioè situazioni, si drogano, sono tutti allucinati, si tagliano, si bucano, cosa pretendi? Cosa pretendi? Cioè, se queste persone vengono fuori in accordo alla coscienza che le ha generate, non c'è niente da fare. E sarà sempre peggio. Allora, la soluzione dite ammazziamoli tutti prima che nascono, vabbè, quella poi non è una soluzione reale, c'è un accumulo di karma pazzesco facendo una cosa del genere. E questo arriva in altri modi. Per cui l'unica vera soluzione per la società umana è quella di controllare i propri sensi. E il controllo dei propri sensi può avvenire soltanto seguendo le istruzioni dell'anima suprema e seguendole, comprendendo del perché ci dà queste istruzioni, del perché ci sta dirigendo, ci sta dando una direzione. La direzione è basata sull'amore, sul desiderio di aiutare queste anime infinitesimali a liberarsi da questa condizione di esistenza. Tutto qui. Devoto è un'anima che capisce questo. Devoto è anche un'anima che capisce il valore della vita umana. Che devoto non significa solo sono diventato devoto, metto un tilak in fronte, o prendo un abito da devoto, o mi faccio... Non significa soltanto questo. Anzi, questi sono cose utili, ma quello che è fondamentale per il devoto è la sua coscienza, è la coscienza di essere un'anima infinitesimale. Per cui assolutamente, totalmente indifesa di fronte alla natura materiale, senza scampo. Nessuna lotta con la natura materiale può essere mai vinta dall'anima. Uno. E due, si rende conto della fortuna che ha nell'aver preso un corpo umano, aver preso una forma umana, e perché questo gli dà la possibilità di connettersi o riconnettersi a Krishna. Questo è quanto. Questo è un devoto. Poi tutto il resto è secondario. Vivere, comprendere ciò e lavorare, agire su questo piano, l'idea, darsi da fare in questa relazione con Krishna, nella forma umana che uno ha ottenuto, è la perfezione dell'esistenza, se uno riesce a fare questo. È veramente fortunato e intelligente. Bene, ci sono domande o commenti? Come non c'è? Nella forma umana. Il libero arbitrio dell'anima è praticamente inesistente nelle forme animali, perché le forme animali è un passaggio meccanico. Le forme animali, animali, vegetali, quello che sia, no? Nel mondo subumano il passaggio è meccanico. Non è che un leone possa dire... Ma ci ho pensato bene, guarda sta gazzella, è affezionata alla figlia, al figlio, lì, no, non lo mangio, vado a cercarmi una gazzella vecchia, perché, capito, qui alla fine, poveraccia. Cioè, non ha questo tipo di considerazione, non fa questo tipo di considerazione. Chi prendo, prendo, capito, prima che prendo, se è un gazzellino, un gazzellone, cioè non interessa, quello che prende, prende, perché ha un istinto e poi se lo mangia, se lo sbrana, ma senza problemi, senza remore. Ammazzato qui, sai come si fa?
cioè non ha problemi. Un umano dovrebbe avere, farsi un problema. Mi sono dilaniato un altro essere, me lo sono mangiato, no? Gli ho morso le gambe o le zampe, gli ho strappato il petto a pezzi, me lo sono tagliato, me lo sono mangiato. Cioè dovrebbe avere un problema nel fare questo. Un animale no. Perché? Perché non può, il suo libero arbitrio è confinato al dire: che faccio, corro appresso alla gazzella o salto addosso a quel piccolo ippopotamo? Ecco lì la sua intelligenza del leone, vedere quello che qual è più grasso, dove mangio di più e dove fatico di meno. Ecco, insomma, lì è un uso dell'intelligenza, che poi fanno anche, questa la usiamo anche noi, al basso livello gli umani sono come gli animali. Che faccio? Compro la fettina o compro il salame, non lo so. Questo è come un animale, no? Cioè, male. Compro il pane casareccio o compro, non lo so, ditemi voi, il panino all'olio. Cioè, quello lo fa anche un animale, quello non è uso del libero arbitrio. Il libero arbitrio diventa prominente nella forma umana, in quanto l'essere umano può valutare se sfruttare l'esistenza altrui al minimo o al massimo. Comunque uno sfrutta qualcosa in questo mondo, tutti, anche il vegetariano fa karma. Ah, io sono vegetariano, e chi se ne importa, fai karma, cioè anche te, anche tu. Ho detto, noi non siamo vegetariani, nel senso, cioè siamo vegetariani perché Krishna vuole che gli offriamo un certo tipo di cibi. Ma noi sappiamo che, allora, il libero arbitrio comincia a quel livello lì. Cosa faccio? Cosa coltivo? Più sensibilità o meno sensibilità? Più vai verso la sensibilità, più sei verso la virtù. Meno sensibilità tu utilizzi, quella che ti, più sei verso l'ignoranza. Passione, poi ignoranza. E allora sulla base di questo crei karma, cioè sulla base di questo karma, di questa attività, crei reazione karmica. Cioè la tua responsabilità, l'ambito decisionale che avevi, potevo decidere se mangiarmi un formaggio fatto dal latte, così, un mascarpone, capito? Piuttosto che invece una coscia di un maiale, vabbè, un prosciutto. Scegli il prosciutto e allora lì questa scelta, cioè, mentre il latte, anche lì c'è un problema con il latte, vabbè, comunque, ammesso che fosse stato munto da una bella mucca che era contenta perché aveva le mammelle piene e l'hanno sgravata, perché ne faceva in eccesso, e hanno fatto il mascarpone. Tu l'hai preso, praticamente karma niente, poi hai preso un frutto, va bene, capito? Cioè poco, se invece vai e ti mangi la gamba del maiale, e lì fai più karma. E allora lì la tua, perché tutto funziona sulla base della coscienza, consapevolezza, sensibilità, e questo è il criterio che viene visto. Meno sensibilità, più crudeltà, più indifferenza, peggiore il karma e peggiori i corpi. Migliore sensibilità, conoscenza, per cui anche introspezione, capacità di vedere, distacco, capacità di valutare le cose e di rapportarsi agli oggetti dei sensi in modo illuminato, illuminante. Allora, migliore il corpo che prendi. Se poi questo significa addirittura operare secondo i dettami della cultura vedica, allora lì puoi anche prendere un corpo da Deva, non in questa era, perché chi li fa? Però uno poteva anche prendere un corpo da Deva, uno poteva andare in una situazione superiore, uno poteva così, poteva. Per cui nella vita umana c'è
questa espressione o manifestazione del libero arbitrio con la consapevolezza dell'anima di averlo. L'animale non ha la consapevolezza di avere potenzialmente del libero arbitrio. L'umano, l'anima nel corpo umano ce l'ha. Io posso, ho il... Noi parliamo di libero arbitrio, l'animale non ne parla. L'umano. Ora, quando l'umano poi usa il proprio libero arbitrio per addirittura accettare Krishna, accettare la coscienza di Krishna, ascoltare, cercare di rapportarsi con l'anima suprema e con la persona suprema, allora quello è l'uso perfetto del libero arbitrio. Chiaro? Dai 5 anni in poi comincia a manifestarsi. Prima dei 5 anni, anche se un bambino prende una pistola, spara in faccia a qualcuno, lo ammazza, non fa caso. Dopo i 5 anni un pochino, beh, poi sai, 5 anni è una, come si dice, un'indicazione, può cambiare da persona a persona, ma... Come al 7° mese nel grembo il bambino acquisisce coscienza e dice che ho fatto? Oddio, sono di nuovo che vede l'anima suprema, poi dopo dimentica di nuovo. Così si dice che dopo i 5 anni uno debba essere educato, vuol dire irregimentato, vuol dire deve essere, perché altrimenti diventa responsabilità di chi l'ha messa al mondo, degli educatori, eccetera, se questa persona non usa il proprio libero arbitrio in modo appropriato. Poi alla fine uno lo educa, ma alla fine ognuno sceglie per conto suo, può fare il proprio meglio, ma si dice che dai 5 anni in poi venga fuori il libero arbitrio e si renda conto che faccio, gli ficco una matita nell'orecchio, al mio compagno di giochi, oppure no, vedo che si sta facendo male, lo aiuto e lo salvo, insomma. Ovvio che non tutti nascono con le stesse tendenze, ma non è attribuibile alle tendenze soltanto, originate dall'attività nella vita precedente. Se uno gli dà una matitata nell'occhio a un altro, oppure lo sa, oppure gli raccoglie, gli evita di andare sotto una macchina o gli raccoglie il quaderno se gli è caduto. C'è del libero arbitrio, anche qui uno comincia a accumulare poi debiti e crediti. Già, ragione. Chiaro? Altre domande o commenti? Beato lui. Non so dove sarà adesso. Corretto. Non lo so come possiamo comprenderlo. Non andiamo a criticare gli altri, perché tutti noi abbiamo, siamo pieni di difetti, magari, però è un fatto che l'avanzamento reale nella vita spirituale vuol dire sensibilità, deve corrispondere alla sensibilità nei confronti degli altri esseri viventi. Uno non può essere avanzato spiritualmente purché o benché stia manifestando amore per gli umani, eccetera, e poi... Per capito, i vitelli, ma sì, ma dammi un bel vitello rosto, cioè, capito, non è la sensibilità, è la sensibilità, la compassione è la compassione, non sono così, come si dice, non sono inquadrabili in un'ideologia religiosa. Non sono... Ah, ma noi, la nostra religione dice, per esempio, una religione. La religione di Odino, che ne so, se lo dice... La nostra religione dice che i negri sono
cibo. Scusa, Garuda Chaitanya. Però dico, ci sono persone. No, c'è un posto che Prabhupada menzionava in cui il nonno si mangia. Prabhupada lo menziona proprio. E in certe tribù il nonno si mangia. Perché? Allora, sai, quando uno invecchia comincia a guardarsi intorno, che faccio? Esco stasera? Non esco? Cioè, qui... no, si mangia. Allora, una religione che anche ideologicamente avesse questo tipo di nozione, di dettame, è una religione barbara, perché per quanto lo svedese, Odino o quell'altro della tribù, che è del nonno, cioè, per quanto la propria religione, tra virgolette, dica questa cosa, cioè, tu non puoi non essere sensibile nei confronti di una persona solo perché ha un colore diverso dalla tua pelle. Guarda, te, che differenza c'è? Cioè, capito? O perché è invecchiata, è un nonno, allora, sai, questo non lo vedo più come il nonno, ma diventa cibo, capito? Come quel film di Charlie Chaplin, quando andavano a cercare l'oro nel Klondike. C'è questo vecchio film di Charlie Chaplin dove c'è Charlie Chaplin con quest'altro grosso con i baffi, cercatore d'oro, e rimangono chiusi dentro sta casa, c'era una tormenta di neve, Klondike, questi posti, c'era tormenta di neve, non potevano uscire, non c'era cibo. A un certo punto questo qui si comincia a vedere, nei film degli anni 20, comincia a guardare Charlie Chaplin e lo vede con una cresta, con la coda da pollo proprio, lo vede con le ali che si muove per la stanza e gli corre appresso. Allora, poi alla fine si rende conto e non se lo mangia e diventano ricchi tutti e due. Vabbè, delle cose da mondo materiale. Ma il punto è che uno non può dire la mia religione, come il Dalai Lama dice, la reincarnazione è per gli orientali. Ma come la reincarnazione per gli orientali? Che significa la reincarnazione per gli orientali? Se siamo anime, che viviamo nei corpi, allora l'occidentale no? No, sai, io sono occidentale, io non ci credo, la mia religione mi dice di no. Ma che scherziamo? Tu rivai vai nei corpi come ci va un orientale, ma non si dicono queste cose. Sono idiozie, vere e proprie idiozie, assolutamente prive di fondamento scientifico, religioso, spirituale. Così dire no, ma io, sai, io la carne la mangio perché la mia religione dice che quando passa un vitello, anche se soffre, quando gli danno una coltellata alla gola, lo sgozzano, o un agnello appeso a morire dal macellaio, ma sai, la mia religione dice che me lo posso mangiare. Ma che significa? Cosa significa? Ma un agnellino non ti fa pena? Non hai compassione? Cioè, allora il discorso diventa su un altro piano. Se il vero avanzamento spirituale deve corrispondere alla sensibilità, alla compassione per gli esseri viventi. Lo bravo era San Francesco. Lui non cercava di limitare al minimo la sofferenza degli altri, vedeva tutti un po' come fratelli e sorelle, e non mangiava la carne. I francescani in origine, anche i trappisti però. Vabbè, comunque quello è un altro discorso. Ma anche loro in origine. Sembra che, da quello che ricordo, gli ordini cristiani vegetariani, che non mangiavano la carne, hanno la precedenza nelle processioni. Uno aveva, si capiva che facevano, che austerità della lingua, uno non vado per gratificare la mia lingua a far del male agli altri. Allora, queste sono considerazioni che sono al di là del cristianesimo, dell'islam, del giudaismo o dell'induismo, capito? Sono al di là. Anche l'indù che dice, ma no, si può sacrificare l'animale, ci sono... Buddha è dovuto venire per fermare una carneficina, perché erano tutti quelli, Brahmana,
medici, eccetera, ammazzavano la mattina e la sera. Che vuoi fare? Chiaro? Per cui, beato, ma senza voler offendere nessuno, però... No. Dobbiamo stare molto attenti a non giudicare persone e cose da un punto di vista esteriore. Perché il mondo vuole questo, il mondo vuole... persone sono superficiali e vogliono segni esteriori. E giudicano sulla base di elementi esteriori. Questo è sbagliato. Ma era buono. Capito, ma vabbè, non voglio, il termine buono è, diciamo, comprensibile in diversi modi, no? Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 risultati del Sankirtan. Con un medio, Anakadundo Piprabhu Ki Jai, arrivo. Con un ma e un medio, Dayanidhi Prabhu Ki Jai. Con quattro medi, Ma Mantra Prabhu Ki Jai. Con 12 ma, Nandalal Prabhu Ki Jai. Con 10 ma e 15 medi, Sumukh Prabhu Ki Jai. Con 2 ma e 42 medi, Vasudeva Datta Prabhu Ki Jai. Con 18 ma, 13 medi, Harideva Prabhu Ki Jai. Con 56 ma, no scusate, con 56 medi, Maheja Prabhu Ki Jai. E con 70 medi, i devoti del Govinda Ki Jai. Sono stati perciò distribuiti 43 ma e 202 medi per un totale di 245 letterature di Srila Prabhupada. Sankirtan Dyagya Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Una informazione, Srimad Bhagavatam Grantharaj Ki Jai. È uscito, allora ci sono delle copie, la prima copia, due copie, del Ramayana, questo è in inglese, fra un po' arrivano anche quelli in italiano, saranno così, ma in italiano. Se volete vederla è lì con Ananta Rupa Prabhu, è una cosa innovativa, un progetto innovativo della BVT, della nostra BVT, speriamo che piaccia. E cos'altro volevo dire? Sì, che arriverà fra una settimana, anche quello italiano, e pensate magari anche a distribuirlo in qualche modo. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.